Grazie Presidente, diciamo, restituisco e respingo al mittente l'argomentazione secondo cui gli emendamenti al DUP la maggioranza non possa farli, anzi secondo me è necessario perché una buona attività del consigliere comunale, come anche portavoce del Movimento 5 Stelle, è proprio quella di fare in modo che ciascuno, per le proprie competenze, possa portare avanti il programma elettorale, il programma di mandato con il quale, insomma, abbiamo all'inizio consiliatura dato fiducia a questa giunta e quindi alla sindaca, e di conseguenza lì dove alcuni obiettivi possono essere migliorati, possono essere rinforzati sulla base delle attività politiche portate avanti in questa assemblea capitolina o anche all'interno delle commissioni, io vedo sicuramente un elemento di maggior democrazia e non certamente un lavoro di minore diciamo democrazia da questo punto di vista. L'Assemblea Capitolina, come sappiamo, è un luogo, insomma, all'interno del quale i consiglieri capitolini hanno proprio il compito di sviluppare e rafforzare quelli che sono appunto il programma elettorale. E noi come Movimento 5 Stelle abbiamo costruito un programma attraverso la rete e quindi non vedo perché non si possa, insomma, continuare come forza politica, altrimenti dovremmo, insomma, togliere l'Assemblea Capitolina, e non credo che sia questo l'obiettivo di nessuno. Per tale ragione, quindi, credo che gli emendamenti o gli ordini del giorno, ovviamente poi comprendo anche, vanno letti, vanno approfonditi, ne vanno valutata la loro opportunità politica, per carità, poi ciascuno ha diciamo, delle sensibilità diverse, maggioranza e opposizione, però sicuramente è importante valutarli. E proprio su questo, quindi, per comprendere l'assetto principale del documento unico di programmazione, io entrerei un attimo nel merito di quelli che sono gli obiettivi che sono stati articolati all'interno di questo provvedimento, che come sappiamo è un provvedimento fondamentale per l'ente, un provvedimento che ha una visione triennale perché è collegato al bilancio triennale, ma al tempo stesso ha, diciamo, un focus soprattutto su quello che l'amministrazione intende fare l'ultimo anno. Ecco, io credo che, e parlo in particolare per i temi che ho avuto modo in questi anni sicuramente di seguire, che siamo arrivati a un grado di sviluppo, di evoluzione e di maturazione molto, molto importante. Ci sono degli strumenti che abbiamo introdotto all'interno di questa consigliatura, siamo soltanto all'inizio, ovviamente, e non mi voglio, come dire, arrogare il diritto di pensare che si tratti di strumenti fatti, pronti immediatamente per l'uso, ma come sappiamo, la democrazia non è soltanto un voto, ma è un processo che migliora giorno per giorno. La capacità ovviamente di una forza politica sta nel migliorarli e continuare a vigilare e monitorare cosa funziona, cosa non funziona e portarla avanti. Su questo, quindi, per tale ragione ho pensato appunto quindi di rafforzare il documento unico di programmazione sia attraverso l'inserimento di alcuni ordini del giorno, la presentazione di alcuni ordini del giorno, sia attraverso la presentazione di alcuni del miglioramento, insomma, del rafforzamento di alcuni obiettivi operativi, quindi attraverso alcuni emendamenti che poi non illustro adesso, insomma, verranno poi illustrati. Ma diciamo, complessivamente i temi sono sui seguenti ambiti che, insomma, mi accingo ad illustrare. Il primo riguarda lo strumento delle petizioni elettroniche. Come sappiamo, prima le petizioni popolari nella città erano esclusivamente diciamo, analogiche, nel senso quindi la cittadinanza poteva presentare petizioni con strumenti cartacei. Dopo il lancio del nuovo sito e quindi del nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, siamo arrivati allo sviluppo dell'applicazione che oggi fa già sul portale istituzionale da tempo di Roma Capitale, che riguarda le petizioni
petizioni elettroniche, quindi con la possibilità per la cittadinanza di presentare petizioni. Accade in tante altre città, accade nel Parlamento europeo, accade anche in altre città italiane, in altre città europee, quindi sicuramente Roma da questo punto di vista come capitale d'Italia ha come dire, rafforzato questo strumento, abbiamo rafforzato questo strumento dandogli dignità e soprattutto per fare in modo che la cittadinanza anche da casa possa magari valutare e apprezzare una petizione presentata da un comitato di quartiere, da un'associazione che riguarda un determinato territorio e a quel punto avere un riscontro e una risposta anche attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale, che ricordiamo ha un numero di servizi, credo tra il più elevato, il numero di servizi digitalizzati all'interno diciamo, del panorama dei servizi online della, insomma, di tutte le amministrazioni anche in Italia. E quindi c'è queste petizioni, da questo punto questo applicativo che è stato sviluppato, come sappiamo Roma Capitale, come insomma è previsto dallo statuto di Roma Capitale, gli strumenti anche informatici da questo punto di vista, l'articolo 30, e lettera H, prevede che la disciplina degli atti di organizzazione che si ispirano ai criteri di dematerializzazione, organizzazione delle procedure, semplificazione di accesso, devono essere utilizzati anche con strumenti informatici di impiego condiviso, quindi per un'applicazione uniforme. Quindi abbiamo sviluppato, diciamo, c'è quindi questa piattaforma che è stata sviluppata, questo applicativo, quindi è giusto che questo applicativo possa mano a mano progressivamente, anche grazie, e questo lo diciamo, siamo in attesa del regolamento sugli istituti di partecipazione a fronte anche sia della riforma statutaria ma che del nuovo, delle linee guida che aveva già approvato l'Aula ad aprile 2018, e quindi in parallelo a questo bisogna iniziare a pensare a come estendere quindi questo applicativo anche al coinvolgimento quindi dei municipi, per fare in modo che questo percorso possa estendersi a tutti quindi i soggetti e gli attori istituzionali e politici di Roma Capitale. E se guardiamo diciamo, l'ultima relazione che è stata fatta dalla Corte dei Conti sull'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, ci rendiamo conto che il percorso all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche d'Italia è sicuramente ancora molto da fare, ma a mio personale avviso Roma ha già avviato un percorso importante e già sta portando grandi innovazioni su questo fronte. L'altro tema che invece riguarda diciamo sempre la partecipazione della cittadinanza riguarda la valutazione della cittadinanza sui servizi e sulle attività dell'amministrazione. Noi sappiamo che già oggi all'interno della performance organizzativa l'amministrazione raccoglie, quindi dà un certo tipo di peso a quelle che sono le valutazioni della cittadinanza, delle associazioni, insomma tramite sondaggi, indagini conoscitive, quella che è l'attività fatta anche dall'Agenzia dei Servizi per la Qualità. E questo peso, diciamo questa valutazione, questo criterio ha un peso sulla performance organizzativa, quindi ha un peso specifico già oggi su quella che è poi di fatto concretamente sull'indennità anche di risultato dell'amministrazione o comunque dei dirigenti e tutto il resto. Ecco, abbiamo anche su questo fatto una valutazione importante, anche perché abbiamo visto che recentemente anche la Ministra della Pubblica Amministrazione ha rafforzato, diciamo, ha manifestato la volontà quindi di rafforzare questo istituto che, come sappiamo, è previsto da una norma nazionale e precisamente per andarla insomma a citare, stiamo parlando, Presidente, dell'articolo 19 bis del decreto legislativo 150 del 2009 che appunto ha diciamo, rafforzato questo tipo di strumento. Ecco, sulla base di questo abbiamo quindi pensato anche qui di accompagnare e rafforzare
la discussione sul documento unico di programmazione, che poi, come sappiamo, avrà come effetto finale, poi dopo la sua approvazione, anche il bilancio di previsione e il PEG, e a suo tempo, quindi, appena verrà approvato il PEG, anche tutti quelli che riguardano le misure di valutazione, insomma, per la performance organizzativa. Quindi abbiamo pensato di intervenire sui pesi che riguardano la valutazione della cittadinanza sulla la modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa, appunto, di Roma Capitale, aumentando in modo rilevante il peso con cui i cittadini e gli altri utenti finali partecipano al processo di misurazione. Oggi sappiamo che c'è una valutazione che viene fatta sulla base dell'Agenzia del Controllo della Qualità dei Servizi, ma esistono anche altri strumenti all'interno del regolamento sui controlli interni. C'è proprio un articolo che disciplina il tema dei controlli interni, in particolare della soddisfazione degli utenti e dei cittadini ai servizi di Roma Capitale. È uno strumento necessario per migliorare la qualità dei servizi, quindi feedback non si tratta, diciamo, di una vera e propria, non è uno strumento, diciamo, di iniziativa popolare, ma è uno strumento di monitoraggio, di misurazione e di controllo della cittadinanza, e non questo sulle attività diciamo politiche, quanto sulle attività amministrative, in particolare sulla qualità dei servizi che vengono resi. Questo è importante, esiste ovviamente la norma nazionale che consente questo tipo di attività, e quindi noi riteniamo che sia giusto assolutamente applicarla e rafforzarla, e soprattutto quindi dando un peso maggiore all'interno delle decine, devo dire anche abbastanza complesso. Su questo c'era stata una seduta di commissione dove abbiamo approfondito il tema di tutti, insomma, i criteri della valutazione della performance dell'ente. Non è, e lo dico senza che questo possa diventare poi oggetto di dibattito, come dire, un po' di discussione così semplicistica, è veramente un'attività molto complessa, anche quella dell'OIV, che è venuto in commissione, che ringrazio, perché insomma, hanno reso anche semplice, insomma, qualcosa di molto complesso. Quindi io ritengo personalmente, e soprattutto anche come forza politica, abbiamo pensato quindi di presentare questo ulteriore atto per rafforzare il peso della valutazione della cittadinanza sui servizi. Questo potrà dare dei benefici sicuramente anche dal punto di vista di immagine politica, per cui l'amministrazione vuole effettivamente valutare come le strutture, insomma, capitoline oggi erogano i servizi. Ma su questo pensiamo soltanto che tutta l'impalcatura del codice dell'amministrazione digitale, tutta l'impalcatura dei piani di performance, tutta l'impalcatura del piano triennale anche ICT o nazionale è volta, diciamo, è orientata verso il soddisfacimento di quei fabbisogni che riguardano e sono orientati verso il cittadino. Quindi se pensiamo soltanto a tutte quelle applicazioni che stanno emergendo a livello di pubblica amministrazione, e chiudo, Presidente, sono proprio volte a fare in modo che il cittadino possa sentirsi sempre più vicino all'amministrazione, e quindi non vedere magari questo muro che spesso magari si può creare anche involontariamente, senza dare le colpe a nessuno, neanche agli uffici, che ovviamente e li ringrazio su questo, perché stanno lavorando molto, e in commissione lo vediamo, per fare in modo di portare Roma Capitale appunto in una visione appunto della città del futuro, anche con tutti i piani che sono stati approvati. Grazie.